cominciato a sentirlo e non ci ha capito un cazzo. Boom boom! Ferma su coppia di starne. Ragazzi, ferma delirante su coppia di starne. La lica è cominciata a partire. Cosa devo dire? Io sono venuto per non trovare niente, ma la cagna mi ha superato. Adesso guardate la passione, guardate come si muove. 6 mesi e mezzo. Vabbè, si sono trovato un fagiano. La lica è una coppia di starne. Cosa vi devo dire? Avevo capito che erano vicine quando si è schiacciata completamente per terra. Brava lica, brava, brava tesoro, brava, 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 brava. Brava, bella, brava, brava, brava. Poco da fare, guardate che atteggiamento venatorio. 6 mesi e mezzo. Poi mi dicono, cosa tocca fare per mettere sui cani per bene? Ve lo dico, dovete venire in Croazia, ragazzi, che queste cose qua sono impagabili. Starne già accoppiate e andiamo ad addestrare. Brava lica, brava, vai. Guarda come fa partire i cani, guarda. Guarda che roba, guarda che roba. Guarda che roba. Adesso, Andrea, lavoro di coppia? Sì, adesso stiamo tornando al furgone. Abbiamo fatto lavorare le due cagne in singolo. Abbiamo trovato un fagiano con la Bessie. Non volevamo trovare niente perché dovevamo lavorare sul collegamento e sul modo di andare su terreni così ampi, di come i cani lo affrontavano. Hanno lavorato benissimo, abbiamo trovato un fagiano, avvertito poco a dire il vero, si stava rimontando sul vento piano piano, ma era tutto schiacciato in terra in una maggiatica ed è volato da solo. E adesso invece avete visto un lavoro meraviglioso su una coppia di starne, che la cagna oggi c'è pochissima aria, ha sentito molto a ridosso. Questa è la lica e adesso lavoriamo sulla coppia, perché il collegamento va bene quando sono a singolo ed è al limite del perfetto ormai, perché basta un fischio, i cani girano. E guardate da che atteggiamento. Lì la cagna è sicuramente ferma su un'altra coppia di starne. Dopo vi dirò perché devono saper lavorare più in più.
La cagna era sulla pastura del fagiano di prima, che infatti lei l'ha presa da dove era entrato, mentre la bestia era dove si era rimesso. Lavoro, cosa vi devo dire? 6 mesi e mezzo, il cane è un mezzo capolavoro, da andarci a caccia domattina. Adesso andiamo a sciogliere l'altro per il lavoro di coppia. Come dico, è basilare. Adesso non pretendo di vedere né le ferme né i consensi, ma stiamo lavorando in questa fase, come dicevo, sul collegamento e la volontà, la capacità dei cani di lavorare all'unisono e di non rompersi l'anima attraverso gelosie e robe del genere. Quindi di lavorare da sole, ma all'unisono, facendo lavoro di coppia e non rompendosi l'anima l'una con l'altra. Non è facile, adesso probabilmente vedremo qualche cazzata, ma per adesso cosa devo dire se non la soddisfazione totale. D'altra parte la linea di sangue è strepitosa, sono le nipoti della mia Bessie, che è stata una cagna incredibile, probabilmente fra le più leggendarie che si siano mai viste, pronipoti della Regina, figlie della Slata, che è una roba eccessa, beccacciaia implacabile. Adesso abbiamo messo dentro, oltre a Rade Savic, oltre Panerai, quindi anche la, quindi di Montecarelli, la genealogia di Stefano Soldi, quindi di San Fiorano. Guardate, quando dicevo il collegamento, cagna sparisce, non devo neanche dar la voce, viene a rivedere, passa sempre davanti, importantissimo, io non voglio mai che i cani mi passino dietro le gambe e via che davanti a me a battere, in questo caso un cane di 6 mesi e mezzo, non si può pretendere la sé di 400-500 metri, ma la vedete, guardate laggiù, è un puntino marrone, già preso i suoi bravi 200-150-200 metri ogni volta, in piena autonomia, ma col collegamento, quello che vogliamo realizzare. Vedete, quello che è importante, i rientri e il lavoro insieme, ma in autonomia, brave, senza gelosie. Adesso cominceranno ad essere sempre di meno, alternando le varie fasi, singolo e a coppia. Poi tra breve cominceranno a lavorare anche con i cani più esperti, cambiando il tutto, ma molto lavorano a singolo, ma come vedete, gli allunghi e come allargano, adesso stiamo andando a prendere il vento buono, quindi questa fase mi interessa poco, perché poi l'aria tira da là, proprio dalle nostre spalle. Adesso mi interessa che i cani allarghino, ma vedete cos'è l'autonomia? Guardatela, ne abbiamo una a destra, l'altra a sinistra, lavorano in totale autonomia. Questo comincia a essere una cosa che per me è perfetta, ma coi rientri, quando li chiami, senza che la gelosia li porti a voler correre più dell'altra. Questo è quello che è importante. Dica! Bravo ragazzi, bravo! Bessi! Qua, Bessi, vieni qua, pastoi, andiamo! Dica! Bravo! In questo caso ho fatto una forzatura, ragazzi, quale? Non ho portato il mio zainetto con le bottiglie d'acqua nonostante sia tutto secco, perché anche collegare i cani giovani all'idea che nella macchina non succedono cose brutte, non è un brutto luogo in cui stare, perché si torna dalla caccia, volevo che fossero assetate, e si beve. La macchina è un luogo fichissimo, perché si va a caccia nei posti meravigliosi, senza quello non ci si va. Due, ritornare e ubbidire subito dentro le gabbie, perché nelle gabbie poi quando uno c'ha sete ci si beve, tutte cose positive. Ecco come si fanno anche con questi piccoli dettagli dei cani della Madonna.